Molti dei gestori degli impianti di rifornimento a marchio Esso, acquisiti da Petrolifera Adriatica, hanno scioperato per 36 ore in Toscana, Marche e Abruzzo. Nella sede della giunta regionale, i rappresentanti dei sindacati FAIB, FEGICA e FIGISC, insieme all'assessore regionale alle attività produttive Stefano Cioffo, hanno spiegato le motivazioni della protesta, ovvero il rifiuto di Petrolifera Adriatica di applicare l'accordo economico vigente con i gestori dei distributori, praticando condizioni fortemente peggiorative e tentando di stringere accordi individuali. Petrolifera Adriatica non rispetta nessuna regola, zero regole, calpestando la dignità dei gestori. Perché noi avevamo prima 36,50 euro più 11.200 euro di fisso a tutti gli impianti l'anno, adesso ci siamo ridotti ad avere 28 euro a metro cubo tutto compreso. Condizioni che rischiano di portare i gestori al fallimento. Già abbiamo una ventina di impianti chiusi per fallimento, perciò adesso i gestori oggi stanno protestando, grazie alla Regione Toscana che ci sta ospitando in questa bellissima sala per questa conferenza stampa, perché rischiamo effettivamente che tutte le nostre aziende con i nostri dipendenti e le loro famiglie si vada direttamente verso il fallimento. In Toscana gli impianti Esso acquisiti da Petrolifera Adriatica sono 130 e la Regione si è schierata a sostegno dei gestori. Abbiamo fatto ripetutamente una sollecitazione al Mise e abbiamo sollecitato l'interessamento del Ministero, lo ripeteremo, è una situazione insopportabile, siamo vicini ad una parte di questa categoria che subisce un ricatto vero e proprio, la disapplicazione dei contratti nazionali, il tentativo a volte è riuscito per loro di contrattazioni separate e puntuali indipendentemente dall'accordo collettivo, sostanzialmente una messa a rischio del sistema.